In un momento di profondi cambiamenti sociali e culturali innescati dalle più moderne scoperte scientifiche e applicazioni tecnologiche, in particolare nel campo delle neuroscienze, l'uomo è chiamato a dare nuovi significati a concetti come libero arbitrio, natura umana, anima, materia e a riflettere in modo nuovo sulla comprensione che egli ha di sé, anche in rapporto ai traguardi raggiunti dalle ricerche sulla mente e sul cosmo. In questo complesso scenario si sono svolti i 4 giorni di lavori dell'Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura dal titolo Futuro dell'umanità, nuove sfide all'antropologia, riunendo in Vaticano la scorsa settimana scienziati, filosofi e teologi provenienti da tutto il mondo. Se da un lato le scienze e la tecnologia hanno aumentato i confini delle conoscenze sull'uomo e la natura, dall'altro, come ha osservato Papa Francesco rivolgendosi ai partecipanti all'assemblea, esse da sole non bastano a dare tutte le risposte. Oggi ci rendiamo conto sempre di più che è necessario attingere ai tesori di sapienza conservati nelle tradizioni religiose, alla saggezza popolare, alla letteratura e alle arti, che toccano in profondità il mistero dell'esistenza umana, senza dimenticare, anzi riscoprendo, quelli contenuti nella filosofia e nella teologia. Rivisitare l'antica sapienza in relazione ai più moderni trionfi della tecnologia, tra benefici e rischi, per riflettere sugli attuali orientamenti scientifici, a volte offuscati da interessi economici e da principi esclusivamente tecnici, questioni cruciali per il destino dell'uomo. Come osserva il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, il cardinale Gianfranco Ravasi. L'intervenire sul DNA all'interno, nell'ambito del genoma della persona, è possibile soprattutto quando si tratta di funzioni strettamente terapeutiche che mutano profondamente la situazione di una persona, quindi liberandola da pesi, da sofferenze, da drammi. Dall'altra parte però bisogna sempre essere molto attenti e ricordarlo allo scienziato, che forse ha la tentazione in qualche modo di diventare lui stesso demiurgo, come si dice, lui un dio. Qualche scienziato l'ha detto esplicitamente, perché no? Diventare un dio che crea una nuova figura umana, e allora in questo caso siamo di fronte a delle grandi domande e naturalmente delle domande che artigliano la coscienza del teologo, del credente. Una volta stabilito il principio della centralità della persona umana, considerandola un fine mai un mezzo, il dialogo tra Chiesa e comunità scientifica si fa fecondo, come è avvenuto appunto durante i lavori dell'Assemblea. Ne è convinto padre Juan José Sanguinetti, docente di filosofia della conoscenza alla Pontificia Università della Santa Croce. Il tema dell'immortalità, un tempo fa quasi si era dimenticata la tematica dell'immortalità, adesso invece sono venuti a ricordarci dell'immortalità coloro che fanno ricerca sull'immortalità biologica e le sue possibilità, e quindi si pone in primo piano anche il tema dell'immortalità e quindi anche il tema della scatologia cristiana in un modo imprevisto, no? E questo ci può dire molto, bisogna riflettere, fare ancora una nuova riflessione che prima non si è fatta con i nuovi orizzonti, no? I risultati delle recenti ricerche genetiche sull'essere umano, insieme agli interrogativi etici posti dagli studi neuroscientifici, rappresentano dunque nuove ed avvincenti sfide per la teologia e la pastorale della Chiesa. Ancora il cardinale Ravasi. Pensiamo come è mutato con la rivoluzione copernicana radicalmente la concezione del cosmo così come lo concepiva la fede, ma in quel caso è cambiato l'uomo anche, e quindi è cambiato anche il concetto di Dio. Ecco, la stessa cosa deve avvenire, ma non perché cambia il contenuto, è il mutamento dell'espressione del contenuto stesso, è il cambiamento della dimensione, se si vuole, simbolica, la rappresentazione, la narrazione della fede o della scienza.